Se usate Windows e soprattutto Word, allora dovete stare molto attenti perché c'è una nuova vulnerabilità che può fare cose molto brutte sul vostro computer. Per scoprirne di più, continuate a guardare questo video. You can Ben ritrovati fin qui in questo nuovo video di FK Breaking News. Oggi sono particolarmente stanco perché ho montato questo diavolo di mobile IKEA da solo. Sono stato qualcosa come 6 ore. Mi sono accorto che alcune parti le ho montate male, l'ho dovuto rimontare e ho le mani distrutte. Qui c'è una stimmate che mi ha lasciato il cacciavite che ho utilizzato. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare che come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò nuovi video voi riceverete una notifica e non ve lo perdete. Inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui c'è il mio tag, dove porto anticipazioni di video che farò su questo canale e anche foto del mio quadrupede che ogni tanto sentite che si muove qui alle mie spalle. Dunque, di cosa si tratta questa vulnerabilità? Intanto questa vulnerabilità è in tutti i Windows. Iniziamo proprio dalle basi. Però non è proprio un bug di Windows, ma è un bug sfruttabile da Microsoft Word. In particolare nelle versioni Microsoft Office 365 e Microsoft Office 2013 fino al 2019, Office 2021 e Office Pro Plus. Dunque, come funziona questa vulnerabilità? Utilizzando gli OLE, che sono gli Object Linking and Embedding, sono praticamente quelle cose in più che mettiamo nei documenti Word. Per esempio, se mettete, che ne so, un video, quello è un classico esempio di una OLE. Un hacker può inserire del codice malevolo che si aggancia al Microsoft Support Diagnostic Tool. È semplicemente un tool che c'è in tutti i Windows, che quando un programma crasha dovrebbe mandare i dati a Windows, che di per sé non c'è nulla di malevolo. Il codice che loro mettono all'interno di questo OLE, che è una cosa che si è sempre potuta fare, non farà altro che collegarsi a quello che viene chiamato il protocollo URL di questo tool, utilizzando dei comandi semplicissimi per scaricare un codice HTML, quindi una pagina web che ha fatto appunto l'hacker, che poi può farvi dei casini all'interno del vostro computer. Questa vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore che l'ha soprannominata Follina o Follina, non so come si pronunci, che è una località del Veneto. Perché l'ha chiamata Follina? Nella serie di comandi che erano scritti all'interno di questo OLI, che sono questi qua che voi vedete qua, puntava il numero 0438, che a quanto pare è il prefisso di questo paese. Non so come sto ricercatore sapesse di sto paese, però vabbè. Microsoft finora non ha rilasciato patch. L'unica cosa che si può fare per ovviare a questo problema è semplicemente quello di disattivare il protocollo URL del Microsoft Support Diagnostic Tool, che lo si fa mediante il cambiamento di una chiave del registro. Non è una cosa difficilissima da fare, però vi lascerò dei link in descrizione in cui vi spiegheranno come fare. Basta seguire quel comando che vedete in un prompt di comando, o forse meglio utilizzare la PowerShell, e si dovrebbe risolvere. Non si risolve esattamente il problema, questo è quello che viene definito di solito un workaround, cioè si aggira il problema disattivando la possibilità di utilizzare il protocollo URL, che è quello che sta alla base di questa vulnerabilità, perché come vi dicevo il codice dell'OLI si aggancia al Microsoft Support Diagnostic Tool per scaricare una pagina HTML, che poi lì c'è il codice malevolo, ovviamente scritto in JavaScript. Se utilizzate Windows e soprattutto Word, e siete dei tipi che utilizzate le mail, allora dovete stare attenti. Stare sempre attenti. In questo video sfrutto anche l'occasione di dirvi di stare attenti agli allegati che ricevete, perché qualunque allegato potrebbe nascondere un'insidia, quindi state sempre attenti al tipo di allegati che voi ricevete e aprite. Io cosa faccio per stare attento? Semplice, gli allegati che ricevo li apro su Linux, perché questo genere di vulnerabilità non ce n'è su Linux né su Mac. Ovviamente ce ne sono di altri tipi, però quelle degli allegati tendenzialmente sono più mirate a Windows, fortunatamente. Io quando ricevo un allegato di cui non sono sicuro di chi l'ha mandato, lo apro su Linux, che sono almeno al sicuro. Perché non vi dovete neanche fidare degli allegati che vi mandano i vostri colleghi, perché di recente avevo visto in un video, che vi lascerò il link in descrizione se riesco a ritrovarlo, che gli scammer sono diventati molto più avanzati nel fare gli scam. Praticamente loro, per scammare qualcuno, non usano più indirizzi email fasulli. Riescono a hackerare indirizzi email dei vostri colleghi, per esempio l'ufficio del personale o addirittura l'email del vostro capo, e mandano l'email scam attraverso quell'indirizzo. Quindi per voi che ricevete effettivamente un'email o da vostro capo o dall'ufficio, che cazzo ne so, per voi l'email è legittima, e in effetti l'email è legittima, è chi l'ha mandata
che non è legittimo, che ha semplicemente hackerato quell'account. Quindi state attenti quando ricevete degli allegati e cercate di essere sicuri al 100% che stavate aspettando quell'allegato. Quando voi non aspettate un allegato, state sempre doppiamente attenti. Qual è il modo per stare sempre al sicuro? Beh, se utilizzate Windows, avere sempre un antivirus sempre aggiornato, questo è ovvio. Oppure di aprire gli allegati o programmi di dubbia provenienza utilizzando magari degli ambienti protetti. Io per esempio uso Linux, però magari voi li potete fare attraverso una macchina virtuale. Nel vostro ambiente Windows vi installate una macchina virtuale, per esempio utilizzando VirtualBox, in 15 minuti riuscite a settare una macchina virtuale, aprite i vostri allegati sospetti all'interno di quella che viene definita alla fine una sandbox, ovvero una scatola di sabbia in cui quello che c'è all'interno non esce fuori, così potete stare al sicuro. Perché, come vi ho detto, ci potrebbe essere anche il problema che allegati che sembrano provenire dai vostri colleghi sono in realtà malevoli. E questa cosa non è successa dall'altra parte del mondo, è successa sia negli Stati Uniti ma anche nel Regno Unito, con email tra virgolette legittime dell'NHS. L'NHS, per chi non lo sapesse, è il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito. Perfetto pinguino, io in questo video ho finito di parlare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e ci vediamo col prossimo video. Ciao!